Però allora siamo in compagnia, come dicevo, della principessa Beatrice di Borbone. Stamattina un evento storico importantissimo, inutile ricalcare, però mi ha appassionato moltissimo il suo intervento, che ha ricalcato tutte le imprese che hanno realizzato i Borbone, in modo particolare Carlo. Certo, oggi è stato un modo di poter parlare di tutte queste cose che hanno lasciato la famiglia, sul punto culturale, sul punto industriale, sulla musica. Tutto è stato veramente un modo di poter parlare di nuovo e di fare capire, soprattutto a tutta questa giovinezza che stava qui oggi, di tutti i tesori che hanno e di chi è stato fatto, di chi è stato lasciato. E a proposito di musica, come diceva appunto la principessa, siamo in compagnia anche della dottoressa Tripaldi, che insegna musicologia all'Università di Chicago. Le targhe possono essere rimosse e la musica rimane. Assolutamente, meno male che c'è quello che ci hanno lasciato i nostri grandi sovrani, i Borbone, di cui sono onorata, insomma, di essere qui accanto alla principessa Beatrice di Borbone. E come dicevo, appunto, penso spesso al re Carlo di Borbone, che ha reso Napoli grande nel mondo, ma non solo Napoli, la sua musica, la sua storia, tutto. Ricordiamo che nel 1737, il 4 novembre, il giorno del suo onomastico, fu inaugurato il Teatro San Carlo, che rese grande Napoli nel mondo e soprattutto rese la musica internazionale e fece sì che da fuori venissero tutti a sancire la grandezza, cioè se si va al San Carlo si diventava grandi. E quindi, studiando queste, occupandomi della scuola napoletana del Settecento, la nostra scuola operistica soprattutto, ringrazio quasi ogni giorno, ogni volta che prendo le mie carte, diciamo così, penso a Carlo di Borbone e lo ringrazio per quello che ha fatto, perché è un'eredità che abbiamo ricevuto e dobbiamo assolutamente occuparcene per ricordarci di chi siamo stati e di chi siamo. Se parliamo di storia, sì, ma quando si parla di storia si pensa che è una cosa proprio vecchia, anziana, ma devo dire che hanno fatto delle cose di una modernità incredibile, perché per esempio quando si parla del Belvedere San Leuccio o anche a tante altre cose, era già di una modernità favolosa. Principessa, ultima domanda, poi è stanca, la lascio assolutamente libera. Volevo dire, vivo il re, si grida ancora oggi in assenza del re, perché è una rappresentazione del popolo sovrano. Alla luce anche dei gilet gialli e dei fatti di Parigi, lei vive a Parigi, quanto è sovrano questo popolo oggi? Ma io penso che oggi purtroppo è vero che c'è ancora un'inegualità nella vita di ognuno, e che quando penso ai miei antenati, penso che loro avevano già capito questa cosa e avevano dato delle regole molto importanti finché la gente non si sentisse abbandonati, da soli, senza aiuto. Dunque, qualche volta sono più che fiero di quello che hanno lasciato quando vedo cosa succede oggi. Per ora io vivo in Francia, dunque vedo da vicino cosa succede in Francia. E peccato che non ci siano queste certe regole.